Buonasera e benvenuti alla sala danze Liscio e tutto Liscio. Va bene così? Ok, sì. Sì, qui si scherza, si gioca, si ride. Naturalmente questa è una serata che viene dedicata come concerto in presentazione dell'ultimo CD del carissimo amico Fabrizio Staverra in arte Fabris. Niente di discalia, niente di niente. Ok, abbiamo capito. Qui si capisce tutto al volo. Oh, buonasera, abbiamo anche l'operatore tecnico che ci fa una ripresa esterna. Fabriz, eccolo qua. Ciao, benissimo. Allora, dunque, sì, anche se a me non mi si riprende, l'importante è che ci sia tu. Andiamo subito con il primo brano, sì. Vogliamo annunciare da quale CD è tratto, l'ultimo? Ok, allora, praticamente la canzone che adesso vi presenterò è tratta dall'ultimo mio CD che è uscito appunto ad aprile del 2012, tra sogni e misteri, si intitola L'orchestra suona. C'è da dire, c'è una particolarità su questa canzone, perché io praticamente ho accettato una bellissima ragazza di venire a ballare con me. Abbiamo fatto anche il video su YouTube e praticamente io mi allontano, ok? Praticamente abbiamo fatto quasi 1000 ascolti su YouTube con questo pezzo e ha parlato con me questa ragazza che adesso mi accompagnerà anche questa sera sul palco. Allora chiamiamola un attimino in anteprima, la facciamo vedere, poi ritornerà al suo posto e vai avanti tu con i tuoi brani, ok? Ok, la chiamiamo. Lei ha un nome d'arte? No. No, nome d'arte. La chiamiamo col suo nome? Chiamo col suo nome. Una delle tre Marie, io le ho nominate così. Maria, vieni. Eccolo qui, Maria. Eccoci qua, allora. Praticamente sei... Cosa ne pensi di questo video che abbiamo fatto insieme? Sei contenta di quello che abbiamo realizzato, anche visto che c'è comunque una trasmissione in diretta poi sarà differita? Sì, bella esperienza. È una nuova esperienza, sì, praticamente. Sì. E lei praticamente è qui a parlare con me questa sera, a fare questo video. Guardiamo sempre lì, guardiamo anche la videocamera della TV praticamente. Ok, e quando vuoi io presento. Sì, e dobbiamo anche ricordare che questa sera siamo in TV live stream e grazie al carissimo Umberto Mainardi che passa un attimino la parola, salutiamolo, e lui spiega questo marchingegno della TV live. Beh, innanzitutto salutiamo te Fabri, poi ma soprattutto il titolare del locale, Franco Vitale, del locale Tutto Liscio. Noi siamo qui in questo locale, in diretta in questo momento in tutto il mondo, quindi ci stanno seguendo da Facebook. Io gli ho mandato già un'anticipazione del locale di Franco Vitale con tanti pezzi molto belli, quindi se poi Franco vuole venire un attimino a fare un saluto mi farebbe anche piacere, quindi qua in TV, se vuoi venire poi a salutare ci fa piacere. Rosso, appena sale Franco, dagli la parola, lo puoi mettere qua davanti. Sì, intanto che lui arriva, io desidero ancora dire che siamo anche in diretta con Rete 7 Piemonte. Mi raccomando. Oh, ciao carissimo, eccolo qua, lui è Franco Vitale, ci conosciamo da un po' di tempo. In questa occasione ti ho dato il piacere di essere in questo locale dopo tanto tempo, ok? Vuoi dire qualcosa al nostro pubblico? Salutiamo tutti e ringraziamo i qui presenti e vi auguro una buona serata a tutti. Ok, grazie che hai messo a disposizione il locale. Allora, dunque, andiamo con il primo brano? Sì. Te lo annunci tu o te lo annuncio io? Annuncialo tu. L'orchestra suona subito a Fuggio. Beppe? Ciao Beppe, ciao Ivan. Allora, l'orchestra suona e speriamo che stavolta suona sul serio. Io volevo dire una cosa, visto che c'è un bel ballo, se possibile volevo farlo giù, visto che questa gente immensa che ci guarda almeno
Ah, però giustamente non abbiamo poi la... Non abbiamo la... Va bene, allora sì. Si balla qua, va benissimo, perfetto. Marco? No, non è che... Tremano dei violini, immaginando che la magica atmosfera assomiglia a un oboè. C'è un bel sax che suona con tanta sensualità, il gusto del sensuale comincia da qui. L'orchestra suona, chissà quando la smetterà. L'orchestra suona, qui nessuno la fermerà. L'orchestra è una famiglia e ognuno suonerà il suo strumento bene, creando l'unità. Sei tanto bella e buona questa armonia, la musica nel tempo un dono ti darà. L'orchestra suona, chissà quando lo smetterà. L'orchestra suona, qui nessuno la fermerà. L'orchestra suona, chissà quando lo smetterà. L'orchestra suona, qui nessuno la fermerà. Maggiore sempre più suonerà, un elemento muore, musica cambierà. Adesso lascio tutto alla mia orchestra, ma nonostante tutto continuerà. L'orchestra suona, chissà quando la smetterà. L'orchestra suona, più nessuno la fermerà. L'orchestra suona, chissà quando la smetterà. L'orchestra suona, qui nessuno la fermerà. Una data intrappolata da tre parole, eri semplicemente tu un grande vizio. Adesso sono sulla soglia di un precipizio. Cosa faccio, vado avanti o torno indietro? Tengo sicuri i miei ricordi in una cappa di vetro. Parto da zero e forse mi vedi cedere. Per la prima volta non so più in cosa credere. In cosa credere? A volte non so più in cosa credere. Credere. Credere, cosa credere? Suona, suona, più nessuno la fermerà. L'orchestra suona, l'orchestra suona. Sì, abbiamo dei saluti da fare per Giuseppe del Marasan. Volevo sapere dov'è qua, dove siamo? Noi qui siamo in via Montecencio, numero 16/9. Naturalmente alla sala da ballo, tutto liscio, di Franco Vitale e Mary Mancini. Almeno così mi risulta, io a volte dico paperelle. Sì, ormai io sto... ecco, difatti un caro saluto diavolo anche a colui che doveva presentare la serata, e cioè Melvetti, Luca, vecchia data, anche lui ci conosciamo dai tempi di Cristina Campi, di Super Sticks, insomma, tutte quelle cose lì.
E stasera con la Febbre facciamo gli auguri e io ero qua perché sono venuto per seguire il nostro, ormai si può dire che lui è il nostro protetto. Cristina ha detto no, se mi raccomando, è così. Comunque, un caro saluto anche a te, carissimo. E che dobbiamo dire? Ah, abbiamo Ivan pure di Matera. Sì, da Matera. Ecco, poi abbiamo, come abbiamo detto altre prima, persone. Altre persone che io di qua, l'orta avanti, mica posso leggere. So. Allora, adesso io direi di passare immediatamente a quel brano che è stato scritto per una persona che non c'è più. Sì. Questo brano è stato scritto o ideato più o meno, partorito durante il viaggio da Torino per andare a Lecce, perché ha ricevuto la notizia che il papà purtroppo non c'era più, e ci sono quei momenti tristi per tutti, ma lui ha avuto anche la forza di volontà di poter scrivere, buttare giù delle parole, e poi sono state musicate grazie anche all'amico Mauro Merra, che saluto, è qui questa sera, non vuole essere visto, non vuole, perché dice stasera sono più pelato del solito, e allora lasciamolo stare. Dunque, andiamo con questo brano, te lo annunci tu, io più o meno gli ho richiamato in su, ma è la realtà, adesso vedi tu quello che devi dire, ok? Ok. No, io volevo innanzitutto ringraziare veramente alla grande l'amico Mauro Merra per la splendida musica che mi ha composto per questa canzone, e lo ringrazio veramente di cuore, e poi spero di aver scritto un bel testo, spero che mio padre lo assumi, ascolti sempre e che accetta la grande questa canzone. Il titolo del brano è Anima Grande, dal mio album Tra Sogni e Misteri. Lascerei anche i miei sogni, tutto questo per te.
fare. Eccoci qua, dunque, scusa Fabrizio, sono qui la famiglia che ci impalliamo, nel gergo TV si dice così, prego vieni tu, che sei un po' più lunga, ecco così, ci vedono tutti più o meno, sì, insomma, meglio loro che io. E poi abbiamo il carissimo Merra, Mauro, che in questo momento è alla regia con la sua telecamera. Ok, dunque, bel pubblico, ci stiamo divertendo. Peccato che hanno male alle mani, perché gli applausi poi nascono, però c'è un applauso particolare che arriva da casa, da parte di Beppe. Sai chi è Beppe? Marza. Dice, mi sto spellando le mani. Bravo Fabrizio. Ok, allora dunque, abbiamo Ivan, se non lo salutiamo questo qua è peggio dei prezzemolo, dappertutto si sentiva. Comunque, a parte questo, io direi adesso di passare al prossimo brano, che è diciamo un seguito. Quando noi l'abbiamo ascoltato, ancora doveva nascere, ascoltavamo i primi passi, le prime partiture, le prime parole. No? Sì. Il titolo, se non sbaglio, quello lì? Io volevo prima fare l'inizio e poi il seguito. Allora facciamo l'inizio e poi il seguito. Va bene, allora l'inizio è? L'inizio è Ballo Caliente, ormai mitica. Mitica. Il Ballo Caliente, voi dovete sapere che con questo qua lui ha movimentato tutto Lecce, tutta la spiaggia, non so di dove era, a Gallipoli, insomma, se vedete anche lei, se mi ha conosciuto, cosa vuol dire, a volte delle cose così nascono altre cose, nasce la collaborazione artistica e praticamente succede quello che succede. Allora andiamo con questo mitico Ballo Caliente e poi subito di seguito ci infiliamo, così non perdiamo tempo, l'altro, cioè il seguito, Giamaica o giamaicana, giamaicana, giamaicana. Ok, ti lascio il microfono, te fai la tua coreografia, come ecco, la ballerina. La ripresa l'abbiamo fatta in primo piano, qui, eccola qua, in primo piano. La carissima Maria, una delle tre Marie, che ormai sono sempre quello che deve dire la sua. Va bene, prego. Grazie, grazie. Amore stretti, baila insieme a me.
lampada caliente sotto questo sole splendente, con una fresca limonata. Baila con me, baila per me. Ballo cadente sotto il sole splendente, tra il caldo e le onde. Bailo con le cinche bionde, tra muscoli e culetti e dolci amori stretti, tra topless e sportorio, te quiero amor mio. Baila, baila, su baila, dai con questo ballo latino. Ancora, 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 sì così, ah. Balla ancora e muovi il tuo cuerpo. Ballo caliente sotto il sole splendente, e questo è il mio ballo caliente. Estate, te quiero, io quiero te. Ballo caliente sotto il sole splendente, tra il caldo e le onde. Bailo con le cicche bionde, e viva le donne, tanga e minigonne, da spazio latino su. Avevamo detto che si andava a braccio subito di seguito, e invece no, perché devo fare dei saluti per te. Ma detto che nel locale lo ballano tutti, locale, e poi naturalmente facciamo i saluti alla neo mamma, tra poco sarà mamma anche lei, Erika. Ah, Erika, Erika. Ecco, e poi niente. Qui c'è un numero, segnatevelo, si vede e non si vede, comunque lo dico io qui, dunque 333-26-23-481. A chi interessa il locale, contattate questo numero, un po' di pubblicità ci vuole anche, no? E per serate, per matrimoni, per battesimi, per addio ai celibati, insomma, tutte queste cose qua che... C'è un po' di crisi, però insomma. Allora, andiamo adesso con il prossimo brano, il seguito. Giamaica. No. Ringrazio sempre, grazie. Ringrazio sempre Mauro Berra, che è il mio compositore delle musiche, dei brani, e se non c'era lui questi brani non sarebbero mai esistiti. Grazie Mauro. Salsa, esta es la salsa al pomodoro.
Vorrei tutte le notti restare con sta buona sa parlamor. Mi sento svenire dalla voglia, che bello star con te. Giamaica, 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 ti bagni di frutta africana. Vorrei ballare il reggae di Bob Marley. Mi sfiori con tutte le unghie, che donna, che bomba micidiale. Intanto più dai più vorresti, come te non ce n'è. Che notte, che pazza, che tette, mi fai godere più che mai. Giamaica, 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 tu balli nuda e mangi solo una banana. Giamaica, 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 tu apri e chiudi la tua speranza con una piuma. Ole, ole, di mettermi in mezzo, perché così almeno, scusa, cerchiamo tecnico, ci siamo tutti e tre. Ok, allora dunque abbiamo i saluti da fare anche a una radio amica. Noi la chiamiamo Radio Amica perché è una delle nostre radio che collaboriamo tutti. Tu sai di chi si tratta? Vabbè, no, si è confuso. Radio Petilia. Ah. Oh. Poi naturalmente c'è Radio Rosse Italy, c'è anche Radio Belvedere, Radio Spreacle, TV Spreacle, e naturalmente questo programma di questa sera è Marasa TV, hai ragione. Praticamente vengono poi postati, nel senso che volendo potete vederlo in replica, così sarete tutti visti in tutto il mondo. Oh, dunque, abbiamo ancora un brano per chiudere. Non lo so se la regia mi dice no, Big Bang ha detto stop. Ok, allora mettiamo qualche cosina per dire tanti saluti. E naturalmente facciamo parlare anche la nostra carissima ballerina Maria, adesso seriamente diciamo, perché di scherzare ad un certo punto poi insomma. Grazie di tutto. Saluta mamma Teresa, che non hai salutato. L'anno che verrà in Niente, ringrazio tutti. Franco dice l'anno che verrà e chiudiamo, però tanto io. Un saluto a Lecce in particolare. Un saluto a Lecce, grande grande, un applauso a Lecce. A Parabita, Parabita, questa meravigliosa ragazza del mio paese, di Parabita, e devo dire che altrimenti non me la portava su in trasmissione con me. Dunque, una ragazza paesana, bella, simpaticissima, dunque non potevo che accoglierla come mia ballerina e come mia paesana nella trasmissione di Lecce Settime Monte e del streaming TV di Umberto, sì, ma vai piano, perché è fidanzata, Patrizio, mi raccomando, non
tranquillo, perché tu sai, sei conosciuto come Mandrillo, per fare rima con tranquillo. Diciamo che scopro nuove talente. Talenti, è uguale. Nuove, in questo caso nuove salente. Ah, è vero. Allora è da Parapiago, ho capito. Ho capito bene, Parapiago? Parapiago. Vabbè, Parapica, sì, ma dai. Mamma Teresa, ciao, un bacione. Ci vedremo prossimamente. Molto probabile venerdì sera saremo lì da te, ok? Allora, dunque, mi sembra che siamo arrivati al termine. Ringraziamo l'amico. L'anno che verrà. Ah, l'anno che verrà? Tu, com'è che il nome? Fabrizio. Ah, l'altro Fabrizio, da un Fabrizio all'altro. Allora, accogliamolo con un applauso. Dai Fabrizio! Non avevo detto nulla, ecco, fa piacere. C'hai la chialetta qualcosa? No, no. Tanto che senza base. Ah. A cappella? Però se no, allora, vabbè, andiamo a cappella. Vai. Cioè, io vi saluto. Allora, ringrazio ancora appunto la radio e la TV di Umberto Menardi, Radio 7 Piemonte, tutta la regia, e a tutto Liscio. E ringrazio anche Franco Vitale che mi ha ospitato per la trasmissione. E che dire, ringrazio te che mi hai presentato, il grande Umberto Menardi e la regia che mi ha accolto in questa bella serata. E tutto il pubblico ovviamente e Maria, perché è stata veramente una bravissima e grandissima ballerina. La ringrazierò ancora. Ci saranno nuovi video comunque in programma con lei. Ecco, allora praticamente ci saranno ancora delle altre collaborazioni. Scusi, lei passi pure in questo modo, perché non è bello che un uomo passi davanti a una donna. Io la saluto, grazie e buonasera. Allora, dunque, grazie.